Amici, buon sabato, ben ritrovati insieme a Massimo Mazzucco. Ciao Massimo. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Allora, l'altra settimana avevamo commentato un po', un passando che era appena eh, avvenuta eh, la notizia, c'era stata la notizia della morte di Ratzinger. Poi tu, Massimo, hai fatto questo video che ha suscitato, come dico, molta divisione con chi la, si è trovato d'accordo. Chi non si è trovato d'accordo, ma ti apprezza molto per il fatto. Ho letto no, vari commenti ti apprezza molto perché comunque vai dritto quando no, la pensi in un certo modo. Comunque vuoi lanciare i fatti come stanno, anche se sai benissimo che una parte del tuo pubblico eh, non sarà d'accordo ti attaccherai. È, questa è una dote veramente molto molto rara. E, e poi ci sono quelli che ti hanno attaccato. E quindi si è aperto un po' un vespaio. Su questa, su questa storia perché tu sei andato chiaramente a ricordare alcuni fatti che riguardano il Vaticano e che riguardano poi anche lo stesso Ratzinger. Ricordiamo che notizie di questi giorni in Germania, ad esempio, nonostante la morte, eh, hanno detto noi andiamo avanti eh, con la causa per la storia de della pedofilia, andremo avanti quindi eh, e perseguiremo gli eredi. Allora, a te la parola, perché il titolo è Risposta ai commenti su Ratzinger e quindi a te. Dunque, sì, allora, chiaramente il Vespaio è venuto fuori, me lo aspettavo in parte, sicuramente, ero disposto a, a prendermi gli insulti, gli attacchi, gli attacchi da parte di chi difende la Chiesa a tutti i costi, eh, però devo dire che ho notato una, proprio una divisione netta. Nei commenti su YouTube, cioè, proprio c'è una, una. Non c'è nessuno che sia intermedio, due o tre, to, ma i commenti sono: o oh, bravo Mazzucco, che hai avuto il coraggio di dire la verità o che hai avuto il coraggio comunque di affrontare questo argomento, a quelli che mi criticano in modo sen senza ombre, cioè, proprio spietate, ho fatto una. mi Sono preso siccome li ho letti tutti, no? Ho fatto una lista, li ho presi i più significativi. Se tu mi permetti, vorrei dare risposte. Non a tutti, ovviamente, perché sono più di mille. però li ho, li ho presi alcuni esemplari e li ho raggruppati in vari, in vari, in vari blocchi a seconda delle argomentazioni. Se mi dai un 5-10 minuti, eh, vai, vai, vorrei vai. dare una risposta a tutti, poi dopo eh, ci saranno altri argomenti, sicuramente, a cui da, da aggiungere. Allora, i commenti si, si vanno, diciamo, dai più arrabbiati così rabbiosi ma senza argomentazioni vere, ad, ad alcuni anche che sono invece onestamente eh, ben argomentati e articolati, pochi, ma ci sono anche quelli. La maggioranza purtroppo sono di quelli rabbiosi, la reazione rabbiosa, gli è toccato un simbolo nel quale loro credevano e non stanno a vedere se hai ragione o no, ti danno contro, cioè, è il classico. Meccanismo per cui si attacca il messaggero invece del messaggio eh, vabbè, è un, è un, è una, fa parte della natura umana. Me ne leggo alcuni così per commentare anche su questi. Allora, eh, i video di Mazzucco di solito sono ottimi. Questo purtroppo è una monnezza. Questa volta Mazzucco ha fatto disinformazione su tutti i commenti diversi. Eh? Questa volta Mazzucco ha fatto disinformazione. Mazzucco ha perso un'occasione per stare zitto di queste calunnie risponderà, ma non davanti agli uomini. Faccia una bella cosa. Rimuova questo video scandaloso. Ecco, come dicevo, sono tutte accuse senza argomentazioni, cioè non ti ci spiegano perché avrei fatto disinformazione, lo dicono e basta. Vabbè, c'è uno fantastico, questo l'ho preso perché è fantastico. Ma cos'è tutto questo livore? Perché non parli delle scie chimiche? Questo è una poesia, non c'è neanche bisogno di commentarlo. Eh, la totale ignoranza di Mazzucco, questo è invece importante, rende uno scarsissimo servizio alla verità. Che non sia un genio, si era già capito quando, intriso di anticattolicesimo, accusava i francescani della gestione dei campi di concentramento nella ex Jugoslavia della seconda guerra mondiale. Purtroppo, voglio dire a questa persona, hai usato un argomento sbagliato, perché purtroppo quel fatto è vero e non c'è bisogno di fare una gran fatica a verificarlo. Andate su Google, cercate Padre Filipovic con una P sola e Jasenovac, Jasenovac scritto con la J di Jolly, che è il nome del campo di concentramento. Scoprirete un frate francescano, Padre Filipovic, che comandava il campo di concentramento di Jasenovac e che addirittura amava sgozzare personalmente i bambini eh, serbi ortodossi con le sue mani. È storia purtroppo, quindi io non posso farci niente. Vorrei tanto che non fosse successa quella brutta storia lì, ma è successa. Fate la ricerca e vedrete se io sono ignorante oppure se questa persona non ha fatto bene le sue ricerche. Dunque, molte, eh, molte accuse di ieri erano rivolte al, 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 al timing, cioè al momento di dire: Perché hai scelto proprio il momento del funerale per uscire con questa cosa? Eh, te ne leggo un paio. Diffamare e oltreggiare un Papa appena morto: che vergogna! Mazzucco deve sperare addirittura che non ci sia l'inferno per gente come lui. Vabbè, se ci sarà, lo accetterò volentieri, cercherò di capire cosa ho sbagliato e pagherò le mie pene, non c'è problema. Papa Benedetto è da pochi giorni deceduto. Le sembra giusto infagarla, ma in questo modo allora, su questo, avete ragione. In, da, un punto, da, da un punto di vista della sensibilità, è ovvio che non è carino uscire con un video del genere nel giorno del funerale. Io, infatti, il video l'avevo già pronto, ma l'avevo previsto fra 3-4 giorni. Poi ieri ho cominciato a vedere i tele... scusami, eh, l'altro ieri quando l'ho pubblicato, non mi ricordo più l'altro ieri, insomma, il giorno in cui l'ho pubblicato, ho visto i telegiornali a mezzogiorno e santo subito, dappertutto c'era questo, questo cartellone che rimbalzava su tutti i telegiornali, questo osanna generale del Papa e ho detto "No, scusate, un attimo, santo subito non bel niente, calma, se tutti sono così a favore, io permettete, ma ci metto anch'io la mia gocciolina contro perché non è giusto." l'ho fatto per questo, io avevo previsto di aspettare, mi ha scatenato il fatto di pubblicarlo subito il fatto che di vedere questo santo subito questo Osanna generalizzato che a me non andava giù ovviamente quindi se permettete ho voluto anche io dire la mia eh, questa è un'altra un cosa che è arrivata moltissimo è quella di dire Mazzucco perché tira fuori queste cose adesso che il Papa è morto non può più difendersi ve ne leggo alcuni come mai questo servizio solo dopo la dipartita e non prima? Avete un altro, avete aspettato tutti la sua morte per calunniarlo, che grandi persone si che si scagliano contro chi non può difendersi. Che coraggio, complimenti. Si vergogni infierire su un morto, mi fa pena, mi rifiuto di ascoltarla. Si informi meglio prima di dire certe cose, soprattutto quando decide di dire sulla persona che è appena venuta a mancare. Come vedete, ne ho alcuni. Speculare sulla pelle dei morti è fin troppo facile. Bel coraggio, ti credevo meno avvoltoio. Perché lei, Mazzucco, avendo queste informazioni, non lo ha accusato quando Ratzinger era ancora vivo in grado di difendersi? Lei accusa un morto e mi fa vomitare. Allora, prima di vomitare, andate a fare un giro sul luogo comune, il mio sito. Cercate Ratzinger e vi usciranno 20 articoli che io ho scritto dal 2005 ad oggi contro di lui, fra i quali proprio la questione, questa qui dei documenti del processo e della sua copertura, che l'ho tirata fuori addirittura nel 2013, quando il Papa ha abdicato. Se ti spiace Fabio, ti ho mandato delle slide, se puoi far vedere la, la numero 3, per favore. Questo qui era l'articolo. Scusa, eh, non ci vedo. Eh, Ratzinger scende dalla croce quando, fu, quando abdicò a favore di Bergoglio, ma non cancella il suo passato. Questo è del 2013. E nell'articolo, fai vedere la, la 3B per favore, mostro i documenti con le accuse gli stessi che avete visto nel video di ieri. Quindi è dal 2013, quando ho avuto informazioni di questo, che io ho tirato fuori queste cose. Non ho aspettato che fosse morto. È semplicemente che per i meno informati, come quelli che mi accusano adesso, ho voluto ricordare qualcosa della quale sto già parlando da quando è uscita fuori. Quindi l'accusa di aver aspettato dopo, a parte il fatto che l'idea che Ratzinger debba difendersi da Mazzucco mi fa ridere, perché non è che... Cioè, immaginate se avessi fatto un mese fa questo video Ratzinger era vivo, che fermate tutto perché devo rispondere a Mazzucco, ha detto bugia quello. Cioè ragazzi, ve lo vedete un Ratzinger che risponde a Mazzucco? Fa ridere. Casomai Razigar avrà dovuto rispondere ad altri, ben più importanti di me. In ogni caso, io di queste cose ho sempre parlato, e quindi questa accusa di aver aspettato dopo che è morto è, è del tutto infondata. Ho semplicemente ritirato fuori cose di cui parlo già dal giorno in cui sono uscite, cioè dal 2013, allora, questo l'abbiamo visto. Andiamo man mano verso le argomentazioni più eh, come dire, più, più serie. Scusate, qui, qui foglio allora, togliamo. Allora, altra accusa, siccome c'è nel frattempo, e qui c'è una sovrapposizione strana che, che magari dopo ne parliamo meglio e dovremmo chiarirla, eh, siccome nel frattempo c'è la, la, la discussione Bergoglio-papa, cioè Bergoglio-falso-papa, eh, Ratzinger-vero-papa, c'è cioè la guerra fra i due papi, diciamo, molti hanno pensato che io abbia fatto questo attacco perché sono io sono dell'altra fazione, cioè sono un bergogliano e quindi come bergogliano avrei attaccato eh, Ratzinger, ve ne leggo un paio. Sono Bergogliano massone ovviamente in questo caso che fa parte della, della, diciamo, della, 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 della corrente ebraico-massonica della chiesa che parte ancora da, da Papa Roncalli contro la corrente tradizionalista invece di De Fevre del Concilio Vaticano II allora eh, dove sono finiti? Eh, scusate ma sono tutte balle della massoneria lei infatti fa parte della massoneria e non è credibile Caro Mazzucco, ora sarà soddisfatto di aver infangato Benedetto XVI? Evidentemente è un fan di Obama e del suo sodale Bergoglio. Allora io Bergoglio lo detesto almeno quanto detesto Razzi, in realtà detesto tutti gli ultimi papi, tutti, perché tutti i papi hanno coperto questa porcheria della Felofidia, Bergoglio compreso. Ratzinger e voi chi la prima di lui? Tutti sapevano e tutti hanno taciuto, quindi hanno tutti la stessa colpa. Che io sia un bergogliano fa ridere. Comunque ve lo dimostro perché proprio quando fu eletto Bergoglio, se puoi far vedere per favore, credo che sia il numero 4, ecco, è arrivato il Papa Double Fast 2013. Ok, in questo, in questo articolo, lo trovate sul luogo comune, basta cercare col titolo, lo ritrovate. Denuncio la, la, la falsità e la doppiezza dei gesuiti in generale e in particolare di Bergoglio, il quale da una parte ha scelto il nome Francesco, umile, faceva quello con i sandalini, eccetera, eccetera. Dall'altra, nel suo passato, è uno che non ha mai fatto niente per aiutare i suoi preti in Argentina quando arrivarono i generali e addirittura in certi casi ha accusato. Di avere aiutato i generali a catturare e, e a eh, mettere in prigione e quindi a, a far uccidere i suoi preti in quel periodo lì. Cercate gli, gli articoli di Horazio Verbischi, Verbizchi, scritto TSKY, Horazio con l'H davanti in, in, in spagnolo, li troverete però è facile da capire o da tradurre. E vedrete tutte le accuse che vengono fatte a Papa Bergoglio, cose che io ho riportato esattamente qua. Quindi a me Bergoglio sta qui tanto sta qua Ratzinger, questa idea che io abbia fatto per, cosa per aiutare Bergoglio è ridicola, non sta in piedi, chi, chi mi accusa dovrebbe almeno, non dico tanto, vai sul mio sito, metti Bergoglio, leggi tre articoli che ho scritto e capisci da che parte sto, invece qui c'è purtroppo un altro problema, purtroppo è un problema psicologico, Cioè, nel momento in cui tu vuoi rifiutare le cose che io sto dicendo di, di Ratzinger ti attacchi a qualunque cosa, pur di, di, di respingere quello che dico io. Un pochino più di razionalità e un pochino meno di impeto uterino vi aiuterebbe a evitare di dire certe scenenze. Oh, poi ci sono quelli che addirittura non riescono proprio ad accettare l'idea e dicono che i documenti sono falsi, che io ho fatto vedere che i documenti sono falsi. Non posso credere che una persona come Mazzucco, così scrupolosa e attenta, abbia potuto dire questa serie di falsità. La stimavo Mazzucco perché verificava sempre l'attendibilità delle sue fonti, che delusione, quindi sottinteso, le fonti sono false. E fanculo anche a Mazzucco. Certo, quei bei falsi gli hanno fatti trovare su un piatto d'argento. Alla questione dei falsi, adesso rispondo a quella, ma alla questione dei falsi si aggiunge invece quelli con una sfumatura un pochino più intelligente che dicono come mai se questi documenti erano segreti, Mazzucco li ha? Ma questi documenti super segreti li avrebbe ottenuti come? Ma va la Mazzucco, questa volta l'hai sparata grossa. Oppure, questa volta mi dispiace, ma stai toppando alla grande. Esprime un suo parere con documenti così segreti che li ha in mano lui. Un altro dice, e poi sarebbe bello sapere come fa ad avere un documento segreto. Un altro. Mi Scusi signor Mazzucco, ma se un documento è così top secret, come mai ce l'hai Lei lo sta tranquillamente divulgando. Massimo, buongiorno. Come hai fatto a trovare questi documenti se erano segreti? Allora, i documenti erano segreti, cioè dovevano restare segreti quando sono stati scritti. Il primo, soprattutto il crimen, sulle citazioni doveva quello che dice segretissimo, sguardante che va messo in un archivio segreto, doveva restarlo qualcuno, ma non Mazzucco, qualcuno lo ha tirato fuori una decina d'anni fa, quando la BBC fece un documentario intitolato, mi sembra, eh, Sex, Lies and the Vatican, eh, Sesso, Bugie e il Vaticano, una cosa del genere dal titolo, fu un documentario esplosivo, quello sì magari fatto dai massoni, perché gli inglesi da questo punto di vista, la BBC ci sono sicuramente molti massoni, ma fu quel documentario a tirare fuori il crimine sollecitazione. Oggi questo documento segretissimo lo trovate in rete. Se invece di accusare me di avere delle cose, fate, scrivete crime e sollecitazioni PDF, lo trovate in italiano, in latino e tradotto anche in inglese, credo anche in spagnolo. Io non l'ho visto, ma immagino che ci sia anche in spagnolo. Quindi è un documento che sta in rete. Io non uso mai, per regola dopo vi spiego perché, non uso mai documenti segreti che non siano già in rete. Io uso solo materiale che già... Disponibile in rete. Primo, perché così tutti possono verificarlo. E secondo, perché non ho un problema io personale di rischio mio fisico, perché se venissi a sapere che io ho un documento segreto che non sta in giro, rischio la pelle in quel caso, quindi non lo farei mai. Comunque, ehm, faccio piccola parentesi: quando una volta lavoravo sul video del sul film del, dell'11 settembre 2012 circa, stavo lavorando, si sapeva nel mondo dell'11 no settembre che io lavoravo sulla. Su un film sull'11 settembre, importante quello di 5 ore, mi arrivò un giorno una telefonata a Los Angeles. Buongiorno, sono tal tali. Io ero presente al Pentagono quando c'è stato l'attacco. Eh, ho dei documenti importanti che rivelano che sono stati che è stato il governo a fare questa cosa, vorrei mandarglieli. E io ho chiesto a questa persona: dico, Scusi, intanto non mi ha detto come ha avuto il mio telefono, la cosa è molto sospetta, ma comunque, questi documenti sono disponibili in rete per tutti? Mi dice No li ho soltanto io, dico allora se li tenga cancelli il mio numero dalla sua lista e non mi chiami mai più perché nel momento, chiaramente era, era un boccone avvelenato nel momento in cui mi avessero mandato un documento segretissimo, magari anche vero che dice certe cose che e si sa che io ce l'ho ma non è fuori il giorno dopo mi trovate suicidato da qualche parte con la cravatta quindi io come regola uso solo roba che sta in rete anche l'epistola, il secondo documento che mostro L'epistola di, 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 di Ratzinger del 2001. Se semplicemente copiate le prime quattro parole in latino, epistola, bla 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 quello che c'è scritto, e fate la ricerchina con la stringa, vi viene fuori il documento dalle pagine ufficiali del Vaticano. Quindi non sono documenti segretissimi, documenti che si trovano in rete. Il terzo gruppo di documenti, quelli dell'avvocato americano Shea, a mia volta, quello che dove si mostra che intendevano portare Ratzinger in tribunale, quelli me li hanno mandati l'avvocato stesso no, io non lo, non lo conosco, non l'ho mai conosciuto quando uscì questa storia proprio perché io sono uno che non controlla mai le fonti scrissi all'ufficio dell'avvocato in Texas chiedendo se era vera sta roba e se poteva avere delle prove e loro mi hanno mandato un bel zip file con tutta la documentazione pubblica, la parte pubblica quella ovviamente che era resa pubblica con tutti i documenti del, del processo che era in corso, che stavano cercando di mettere in piedi. Scrivete oggi all'avvocato Scea di eh, Galveston, credo che sia la Contea, se c'è ancora, non lo so se è ancora lì, cercatelo, chiedetegli i documenti del caso Razzi che ve li manda tutti. Quindi di segretissimo non c'è niente. Avete confuso il fatto che doveva restare segreto il crimine originale col fatto che io avessi i documenti segretissimi. Tutto ciò che mostro... È sempre verificabile e disponibile in rete. Prima di lanciare accuse, nuovamente ragionate un secondo. Allora, documenti segreti. Andiamo verso la fine. Andiamo verso la fine. Ah, figuriamoci se Ratzinger ha avuto bisogno di una cosa così per salvarsi dal processo. Questa è un'altra cosa che è venuta fuori diverse volte. Uno dice... È ridicolo credere che Ratzinger sia stato eletto Papa per salvarsi da un tribunale americano. Un altro dice, Massimo, ma ti pare che l'elezione a Papa sia stata effettuata per sfuggire all'avvocato americano? E l'altro dice, Benedetto XVI è eletto per ricevere l'immunità e coprire i crimini di abusi sessuali? Pura congettura fantasiosa. Allora, ragazzi, purtroppo vi devo informare. Che è stato Benedetto XVI a chiedere l'immunità per questa roba. Non l'ho inventata io. Se fai vedere per favore, credo che sia la. Scusate, c'è il numero della foto qui. La numero uh, 5. Fai vedere, scusa, te lo dico subito se quella è quella giusta. Vediamo la 5 per favore, Fabio. Se ce l'hai sotto mano. Eccola qua, esatto. Questo è sempre dell'articolo del 2013. Il document, uno dei documenti nella quale si legge che il Papa ha chiesto l'immunità, c'è scritto sotto: eh, L'Annunziatura Apostolica della Santa Sede ha trasmesso alla giusta controparte, cioè al Ministero degli Esteri americano, una nota relativa alla presentazione di un suggerimento di immunità per conto dell'imputato, cioè Papa Ratzinger. Quindi, ragazzi, io non è che mi invento niente. Tra l'altro, scusa, fammi ragion ragionare un secondo, secondo voi io mi metto. Nella situazione in cui sono con i fucili puntati da tutte le parti, tutti che aspettano soltanto che io dica una sbagli una virgola per farmi un mazzo tanto, io mi metto a inventare una cosa del genere. Cioè mi state dando dell'idiota, fra l'altro. E comunque sì, vi ho fatto vedere i documenti. Papa Ratzinger ha chiesto l'immunità come capo di stato straniero per non essere processato. Quindi lo so che vi sembra una cosa eh, incomprensibile, lo ha fatto, il documento ve l'ho fatto vedere, evidentemente se lo ha fatto aveva dei buoni motivi per chiederla questa immunità, se no uno se ne frega se hai la coscienza pulita, questa è la parte poi del ragionamento che bisognerebbe fare. Oh, veniamo adesso a quella che io ritengo praticamente l'unica argomentazione. Seria. Cioè, un, ci sono alcune persone che hanno fatto un ragionamento serio e non questo, questo tipo di attacco così disperato e velenoso. Ed riguarda la lettera di Avocazione, cioè la lettera del 2001, quella dove Ratzinger, come, de, come capo della, della congrega della fede, avvoca a sé tutti i casi di abusi sessuali nel mondo. Ve ne leggo tre che, che hanno detto più o meno tutti la stessa cosa. Questa storia della vocazione alla congregazione per la dottrina della fede è un vecchio argomento politico già usato per denigrare l'allora Papa, ma non ha il significato che gli attribuisce Mazzucco. L'intento era quello di sottrarre i procedimenti contro gli abusatori ai vescovi diocesani che troppo spesso li insabbiavano. Secondo commento simile. Il testo fu redatto per dare corso al motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II, che proprio per evitare insabbiamenti a livello locale decise di trasferire tutto quello che riguardava la pedofilia della Chiesa nelle mani della Congregazione Credozione della Fede. Terzo commento simile: è vero che Benedetto ha portato a sé i casi di pedofilia, ma lo ha fatto per perseguirli perché i vescovi i deputati. A perseguire i sacerdoti colpevoli al posto che processarli a dovere li coprivano. Quindi questa è un'argomentazione seria. Può essere, può essere c'è una logica finalmente in quello che dicono queste persone. Io a questa argomentazione rispondo solo una cosa: se è vero, che Ratzinger ha voluto togliere ai vescovi nel mondo le procedure perché loro insabbiavano, dove sono tutti i preti? che ha scoperto, denunciato ed espulso Ratzinger dopo che ha avvocato a sé tutti i casi nel mondo. Portatemi la lista di 50, 100, 200 preti che siano stati cacciati, perché Ratzinger ha anche aumentato le pene, quindi ha detto si arrivi anche a, a, a spretare, cioè a cacciare un prete. Quindi portatemi la lista di 50, 100 preti cacciati da Ratzinger dopo che lui con le sue indagini ha scoperto e ha rivelato che... Praticavano la pedofilia o che coprivano gli abusi sessuali di altri, di fronte a una lista del genere, sarò il primo a riconoscere che ho sbagliato. Ma non c'è, io non ricordo un solo caso nel quale Ratzinger abbia cacciato qualcuno motu proprio, appunto, per usare il termine latino. Tutti i casi nei quali è stato obbligato a farlo è perché erano già venuti fuori per altri motivi e non poteva più farci niente. Mi ricordo uno del cardinale australiano, non mi ricordo come si chiama. Ma quei casi sono venuti fuori non perché li ha tirati fuori Ratzinger con le sue indagini. Quindi finché non mi fate vedere. Se è così. Allora, prima era capo della congrega, poi è diventato Papa, ha avvocato a sé, al suo ufficio, tutti i poteri per indagare su tutti, dove sono i preti cacciati da lui? È molto semplice. Portatevi una lista documentata. Dico, non dico tanti, 50. 50 vuol dire che si è messo di, di, di 50 vescovi, cardinali o, o, o arcivescovi o quello che è che abbiano coperto queste cose. Allora va bene, allora ragioniamo, ma se no vuol dire che quella lì era soltanto una scusa, una scusa ipocrita, e hanno detto lo facciamo per evitare che i vescovi insabbiano, in realtà loro hanno insabbiato più degli altri. Questo mi sembra un ragionamento corretto, giusto per chi ha fatto una argomentazione corretta. Ultima cosa, adesso permettete che un commento lo dica io su di voi, voi in generale, cioè quelli arrabbiati, quelli che, 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 che si, mi sono saltati addosso come, come dei, dei cani feriti. Questo commento io l'ho trovato fra i mille commenti che ci sono su YouTube, l'ho scelto perché rappresenta esattamente quello che penso io e anzi ringrazio chi l'ha scritto, non so il nome, ringrazio chi l'ha scritto perché ha messo in parole chiare esattamente quello che penso io di voi. Malgrado le evidenze riportate da Mazzucco, guarda nei commenti quanta gente c'è che si incazza con quest'ultimo invece di inorridirsi nel venire a coscienza di queste cose. Incredibile, bigotti non li sopporto e grazie a questa gente pronta a girarsi dall'altra parte e far finta di non vedere, che questi che tu stesso definisci come i più odiosi dei crimini continuano a essere perpetrati, perché continuano ancora oggi. L'epilofidia non è stata estirpata dalla Chiesa. Sia ben chiaro questo. Per quanto mi riguarda, vi considero dei complici e come tali dovreste essere trattati. I rest my case, come dicono i film americani. <ride> allora, tante cose <coughs> si possono dire. Eh, e questo Massimo è l'atteggiamento eh, che poi scatta su questo tema, ma anche su altri temi. Cioè, io dico una cosa in generale: che noi dovremmo essere comunque aperti, dovremmo essere eh, degli osservatori, ma non dei tifosi o farci trascinare, no? perché magari stimiamo un qualcuno in modo a volte irrazionale, e allora poi non usiamo, ecco questo che io dico da tempo, cioè usiamo giustamente il massimo del senso critico su alcune cose, poi su altre lo abbandoniamo totalmente. Non so se hai notato, Massimo, questo avviene su, su vari argomenti, cioè non viene applicato lo stesso senso critico, anche lo, stessa, lo stesso sospetto eh, che applichiamo su varie vicende. Ecco, tipo in questo caso non, non viene da molti applicato. Cioè, ritenere, ad esempio, che, che uno diventa Papa eh, così, <ride> perché magari arriva lì e, e magari fa veramente una rivoluzione. Io sarò, come dire, malfidato, sarò quello che volete, ma non posso credere che uno diventi Papa e poi gli permettono di, di fare... E questo vale un po' per, per chi diventa Presidente degli Stati Uniti e, e via dicendo. Tra l'altro, Massimo, c'è un altro aspetto... Che volevo dire e che mi dà il gancio, quello che ha detto, siccome sta per uscire il libro di Monsignor Georg Geinzwein, cioè il segretario di Benedetto XVI, in cui eh, questo segretario ha detto in questi giorni che eh, avuto, aveva avuto la, il lascito di Ratzinger di distruggere le carte private di Ratzinger. E poi si riporta un episodio. Eh, mh, relativo a Emanuela Orlandi, perché quello che si sospetta di questa vicenda è e, e questo lo metteva in luce anche l'ultima serie che è uscita, cioè Emanuela Orlandi, aveva fatto delle confidenze a un'amica nei giorni prima della scomparsa, di essere sostanzialmente molestata da un, al, un altissimo personaggio del Vaticano, il pensiero. È andato a Marzinkus ma non è detto che, che fosse lui e poi tornerebbe questo perché la mh, amante di De Pedis quello che viene considerato il boss della banda della magliana racconta che dopo questa ragazza era stata tenuta per un certo periodo poi lei stessa racconta di averla consegnata anche qui a un altro personaggio del Vaticano e quindi sarebbe stata in Vaticano e allora la domanda è perché dopo tutti questi anni se Fosse stata la banda della Magliana a, a ucciderla, se fosse stata, fossero state altre sigle terroristiche, non si deve sapere. Perché sarebbe venuto fuori probabilmente che un conto è parlare di preti pedofili che sono chissà dove, un conto è dire guardate che la pedofilia è addirittura dentro il Vaticano e praticata da eh, personaggi chiaramente in vista. E tra l'altro, questo Gainswine in questo libro, ecco perché l'ho citato, dice che lui non ha compilato eh, nessun dossier su Emanuela Orlandi, invece c'è l'avvocato la, eh, della famiglia Orlandi che dice "Lo andai a trovare alla Prefettura della Casa Pontificia quando ancora esercitava in modo sostanziale il munus di prefetto" Fu lui stesso a dirmi, tra le altre cose, che esisteva e come un dossier riservato su Emanuela e che avrei dovuto insistere per farmelo consegnare dalla Segreteria di Stato. Quando gli chiesi di conoscere il contenuto o almeno qualche elemento di esso, ribadì che avrei dovuto indirizzare le mie richieste alla Segreteria di Stato. Questo dunque dice eh, l'avvocatessa. Eh, tra l'altro, volevo anche aggiungere una cosa, Massimo: abbiamo visto in questi giorni chiaramente. Uh, prese di posizione perché e questo ci porta a parlare anche del, dell'ultimo periodo che abbiamo vissuto cioè negli ultimi due anni e mezzo c'è stata un po la novità se vogliamo che oltre ai consueti analisti osservatori che hanno raccontato che hanno chiaramente sono opposti a, a quello che abbiamo vissuto c'è stata la novità che si sono spesi eh, contro gli obblighi le restrizioni anche esponenti del mondo cosiddetto cattolico, quindi pensiamo a Monsignor Viganò, pensiamo a medici di chiaro stampo cattolico e così avvocati e così altre, altre figure molto seguite e quindi si è creata una sorta, no, di simpatia, no, di comunanza con questa con questo mondo. Però io dico massimo che eh, questo mondo fino adesso insomma io non, non l'avevo mai notato così vicino alle nostre battaglie quindi non vorrei che scattasse l'automatismo allora sono dalla nostra parte lo saranno per sempre parliamo comunque di mondi un po' clericali di mondi comunque di un certo tipo sui quali io non ho grande, grande fiducia e, e questo poi credo si va a intersecare sempre nelle lotte di potere di cui parlavamo anche tu dicevi prima no? dentro la chiesa c'è questa lotta sì, Allora, in generale, sul caso Emanuele Orlandi non l'ho mai approfondito, però è evidente, lo capisci da mille cose. Cioè, ormai le, le insabbiature, eh, le, le riconosco se permettete, sono 15 anni che, che dal caso Kennedy John, al caso Robert Kennedy al, all'11 settembre. Cioè, le tecniche sono sempre uguali quelle delle insabbiature: da una parte neghi, dall'altra fai sparire, dall'altra eh, confondi le acque buttando dentro cose che non c'entrano niente, no? Eh, per cui in generale, ripeto, cioè, scusa nel particolare, non posso commentare. In generale, devo dire una cosa: se Ratzinger è così, eh, era, era così eh, votato alla causa della trasparenza di fare pulizia, eh, diciamo che si è dimenticato di fare chiarezza sul caso Orlandi Questo sicuramente è uno dei tanti. <ride> è evidente, ragazzi, non pigliamoci per il culo. È evidente che nella Chiesa vige prima di tutto, e dal, punto, dal loro punto di vista è anche comprensibile, da loro, prima di tutto vige il principio di vediamo di non farci troppo del male, cioè teniamo le cose losche il più segrete possibile, eh, questo è evidente dal comportamento di tutti, tra l'altro anche, anche voi tira, per lo stesso caso Jasenovac di, di cui parlavo prima, è una cosa, c'è un, do, un dossier sul luogo comune se cercate la Auschwitz del Vaticano sul luogo comune lo trovate un dossier di 20 pagine che avevo fatto fra l'altro proprio perché c'erano quelli, i cristianoni io li chiamo i cristianoni quelli, quelli scatenati, che negavano tutto no? io avevo detto una frase durante una discussione del tipo eh, nel periodo del, fascismo, del nazifascismo la chiesa ha aiutato moltissimi nazifascisti oh non è vero, cosa dici bla, 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 bla. Mi hanno fatto talmente arrabbiare che ho tirato fuori una, un, un dossier di 20 pagine, tutto ovviamente documentato, su quello che hanno fatto, sulle collusioni fra la Chiesa e il Nazismo durante il, prima della guerra e fino, fino alla, alla guerra seconda guerra mondiale. Uno di quei capitoli era il caso di Jasenovac, cioè del campo di concentramento croato sotto l'Hitler il, il croato che si chiamava Ante Pavelic. Con il benestare del cardinale Stepinac di Belgrado, questo è il problema. E con il benestare del nunzio apostolico eh, che si chiamava Man Mangione, mi sembra una cosa del genere, che lo vedi fotografato, in bella vista, di fianco ai capi Ustascia, i quali massacravano nei loro campi di concentramento i serbi ortodossi oltre che agli ebrei, e agli zingari. Erano dei piccoli nazisti in Croazia. In tutto questo Voitila è riuscito a fare santo o, be o beato, non lo so, il cardinale Stepinac, cioè quello che era la copertura cat eh, cattolica a Zagabria di tutti questi crimini. Quindi ecco perché ho detto prima anche Votila ha coperto tutto e non mi è mai stato simpatico nessuno degli ultimi papi per questi motivi, ecco. Adesso non, non mi ricordo più cosa questa parola. Ah, Manuel Orlando. Quindi tornando a Ratzinger, eh, diciamo che non è riuscito a fare chiarezza, peccato aveva tutte le possibilità, è stato papa cinque anni e evidentemente non è riuscito a tirare fuori niente, si vede che aveva altro da fare, non so cosa dire su questo. Esatto, ehm, questo poi, Guaitila, lasciamo stare eh, sotto Guaitila, infatti all'epoca quando morì, e lì poi il sentimento della gente era molto più forte di, di tutti, no? perché chiaramente la figlia di Guaitila è presentata sempre in quella maniera, no? soprattutto poi nell'ultima parte aveva ah, creato insomma un seguito notevole però sotto voi, tira, sono successe delle cose inenarrabili ecco e, e poi probabilmente la transizione Scusa, la, sta, parese, la stessa epistola sì. di, de, de, de cosa, è sotto Voitila quella lì è stata voluta sì. da lui perché è del 2001 e poi la parentesi Ratzinger probabilmente è servita poi all'arrivo de, del gesuita Francesco è un'altra cosa che mi ha colpito perché eh, lo, l'avevo lo, lo, già visto nei commenti la settimana scorsa mentre ne parlavamo che il fatto di dire una cosa di Hatzinger, allora, automaticamente devi essere a favore di Francesco io non sono a favore di nessuno che sono sempre stato anticlericale eh. quindi per me proprio guardate la, se avete proprio sbagliato strada quindi io appena sento chiese cose io ho sempre avuto una certa eh, così eh, allergia eh, quindi mi dispiace ma qui non ci siamo nel senso che una cosa è la spiritualità di cui parliamo spesso anche di stampo eh, cristiano cattolico che poi non, parlarne non significa abbracciarla poi Abbiamo parlato in questi anni di tutte le tradizioni spirituali, un conto è seguire, no, perché anche quando sentivi Diga No diceva delle cose, beh, e poi a un certo punto ci infilava sempre, no, per tutta la parte diciamo, del catechismo che francamente ne, faccio, ne facciamo anche a meno. Quindi eh, questo Papa, non ne abbiamo parlato tante volte, insomma, è, è uno degli emblemi. Della situazione che stiamo vivendo, quindi anche io lo, quasi lo paragono, dirò una cosa forte, ma a Pio XII che se ne stava che è stato zitto. Infatti, già all'epoca, quando facevo all'università, ho fatto un esame. no, Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, avevo una insegnante che mi sembrava una mezza sorina, che difendeva no, neanche troppo tra le righe delle sue lezioni Pio XII perché eh, dice, con il suo silenzio, <ride> sostanzialmente ha salvato più vite rispetto no, a. A fare una denuncia pubblica e già lì capisci come, come mi sentivo ma il silenzio non solo il silenzio ma addirittura aver questo papa ha eh, come dire promosso quello che sappiamo dicendo che insomma è un bene di dio cosa va detto insomma. è un atto d'amore quello che le perso alcune persone si sono prese si sono inoculate ecco una cosa del genere insomma è francamente inascoltabile quindi il collaborazionismo di questo papa è ma non sorprende perché chiaramente è corrente gesuita, e questo va detto: eh, la Chiesa, cioè i fedeli e la parte della Chiesa che si riconoscono, si riconoscono nella Chiesa tradizionale. È chiaro che lo attaccano, ma per questo motivo qui. Perché chiaramente, secondo me, i gesuiti vogliono arrivare: l'ha detto anche in un'intervista che abbiamo fatto a Carotenuto Tenuto, vogliono arrivare alla distruzione della Chiesa. Per come la diciamo è stata conosciuta, cioè beh, si va verso una religione globale, anche sotto, quindi, chiaramente chi è attaccato alla Chiesa tradizionale, ovviamente vede di, in modo malevolo eh, i Gesuiti e Francesco, perché stanno distruggendo chiaramente quello che era la Chiesa, per come la conoscevamo, che non è eh, poi. Sì. La chiesa. Ehm, allora. Eh, eh. No, scusa, stai, stai mettendo in cottura tante cose e non riesco più a, 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 a seguirti su tutte. La questione di Bergoglio Ratzinger è, secondo me, appunto, è una questione di, di, di lotta di potere interna che parte ancora dalla, dal, dalla morte di, di Pio XII, da, 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 diciamo dall'elezione di Roncalli, che a quanto pare eh, fu una specie di colpo di mano che avvenne in quel conclave. Mi ricordo che avevo, adesso mi ricordo più i dettagli, ma l'avevo letto con curiosità questa storia, e da quel giorno si dice che la, 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 la corrente ebraico-massonica di cui Roncalli faceva parte, pare che Roncalli fosse un massone in quando era in Turchia, quando era annunzio apostolico in Turchia, se non sbaglio, pa Roncalli intendo eh, eh, il Papa Buono, Giovanni XXIII, eh, credo che fosse massone, era venuto fuori che era un massone addirittura quando era annunzio apostolico in Turchia, se non sbaglio, da lì ha, ha preso il sopravvento questa corrente ed è iniziata la lotta interna ma sono affari loro a me l'idea è che io, io critico un papa per la pedofilia e uno mi dice ma tu lo critichi perché tu stai con bergoglio no perché bergoglio copre la pedofilia esattamente come l'altro lo fanno tutti nello stesso modo ecco se ci fosse bergoglio ecco per dire che combatte a spada tratta la pedofilia che prende i preti pedofili li appende al balcone eh, eh, e li tiene lì appesi tre giorni a fare vedere. allora sì, che terrei per Bergoglio contro Ratzinger, ma siccome fanno tutti la stessa cosa, a me fanno schifo, tutti uguali. Proprio lo dico chiaramente: non ho nessun problema a dire questo. L'idea è che si, cosa succede che quando tu sei di, un, di uno dei due partiti, se viene attaccato il tuo, il tuo simbolo, la cosa più facile da dire direi dire certo, tu sei degli altri. No, in questo caso no, un pochino più di oggettività. Se posso, vorrei dire una cosa a chi ci ascolta, che, che magari tra quelli che hanno commentato contro di me, cioè sono, me lo auguro, tanti che ci ascoltano oggi, bisogna distinguere fra la Chiesa, i preti, il Vaticano, sono cose diverse. Cioè la Chiesa come simbolo, quella che ci arriva dalla storia, è una cosa, il Vaticano è un, un, un centro di potere totale cioè qualcuno mi vuole venire a raccontare che lo scandalo Yor e Marcinkus c'entra con la chiesa ovvio che no coincidono solo come indirizzo postale ma sono due cose completamente diverse quindi quello che sto dicendo è che non è che siccome c'è questo marciume schifoso ai livelli più alti della curia allora la chiesa sia da buttare via la chiesa è un'altra cosa è un'istituzione sacra che ci viene da duemila anni di storia. Ed è una cosa, ma imparate a separare le cose. Anche qui mi dicono: Tu ce l'hai coi preti. Io ce l'ho coi preti, diciamo dal vescovo in su, quelli, quelli che hanno il potere. A me il prete di campagna sta simpaticissimi, li abbraccierei tutti. Mi sono fatto anche amico di tanti, ma amico sincero quando mi è capitato di, di, di passare un po' di tempo con loro. Non è che ce l'ho con i preti, ce l'ho con quei preti. Che si mettono la gonna e dicono di parlare in nome di Dio, e in nome di Dio fanno le più blosche schifezze di questo mondo. Se il cristiano imparasse a riconoscere la differenza, durerebbe anche molto meno questo schifo nel Vaticano. Finché invece ci sono quelli che li difendono, è chiaro che questi resistono e vanno avanti. Quindi fatevi anche voi un esame di coscienza. Cosa vuol dire essere cristiano? Vuol dire veramente appoggiare comunque un Papa che ha coperto i pedofili pur di non distruggere l'immagine della Chiesa. Allora hai sbagliato, non, hai, non, non sei riuscito a separare le due cose. Cioè, pensateci un attimo, se, torno ancora a commentare sui commenti di quelli che mi attaccavano, se di fronte allo schifo dimostrato della pedofilia, cioè 4.000 preti in America sono stati condannati ci sono intere diocesi che sono fallite per dover pagare i, i danni ai molestati. Questa è la dimensione dello scandalo della pedofilia. Se di fronte a uno scandalo del genere, a una porcheria del genere, il vostro problema è Mazzucco, non siete affatto dei buoni cristiani. Pensateci un attimo. Tu Massimo ci insegni sempre anche appunto a come relazionarci a, ai fatti e eh, questo è sicuramente un grande insegnamento che ci hai dato in, in questi anni. Eh, però pensa che magari un Massimo di oggi è difficile da trovare nel senso che eh, si tende magari ecco, a seguire quello che la gente vuole anche un po' sentirsi dire. Eh, che per me è una cosa che a me non riesce, a te nemmeno penso. <ride> eh, magari non, non, non so se te lo aspettavi, cioè una cosa o se è stato inatteso questo, questo flusso di commenti o è andato oltre quello che ti aspettavi. No, me lo aspettavo però con un po' meno veleno. Cioè, quando vedi il veleno contro la persona e non hai l'argomentazione perché non ce l'hai quei documenti purtroppo sono nero su bianco, stanno lì e ripeto, se li potete trovare in rete, non sono falsi. Quando vedi il veleno concentrarsi tutto verso la persona, io, io ormai sono immune, sono son 15 anni che mi dedico a argomenti controversi, quindi ogni volta che ne vado a toccare uno c'è sempre la banda di quelli che mi, mi, mi insultano, eccetera. Ma mi dispiace per loro, nel senso che mi rendo conto che non sono capaci a separare il messaggio dal messaggero. Vanno talmente in confusione perché gli hai toccato un simbolo che invece di fare una giusta analisi e separare ciò che c'è di buono nella Chiesa da ciò che non c'è, si girano dall'altra parte avvelenati e ce l'hanno con me. A ah me personalmente non fa, ripeto, ormai sono corazzato su questo. Non credo che nessuno mai potrà più insultarmi in modo da ferirmi in qualche modo. Anche perché capisco da dove viene il veleno. Ecco, se io dovessi fare un grosso sbaglio. Nella vita e non dovessi riconoscerlo e venissi attaccato per questo, allora sì che mi farebbe male, ma perché ho sbagliato io. In questo caso, io lo so di non aver sbagliato, non sono tranquillo su questo. Quindi mi ha fatto tristezza vedere quanta gente non riesce a separare il, il grigio dal bianco e dal nero nella sua testa e preferisce girarsi dall'altra parte, prendere lanciafiamme e puntarlo contro il messaggero. Non, non è un caso che esista il, il, il famoso proverbio: il messaggero non porta pena. Perché, da, da che esiste l'umanità? Che quando l'uomo riceve una, una notizia che non gli piace, se la piglia con chi gliela ha portata e non con chi gli ha mentito, casomai. È, è ora di crescere su questo. Pian pianino si può fare. Che poi ovviamente questo nella logica della lotta di potere questo poi non toglie che magari la, la parte delle, sue di, delle dimissioni di Hatzinger no, sicuramente eh, per quello a chi può interessare non la sapremo mai la, la, la verità però sicuramente ci saranno state delle de, dietro le quinte no, qualcosa evidentemente è accaduto ma è un qualcosa che riguarda appunto le logiche interne del Vaticano cioè non sono vicende che riguardano poi noi sostanzialmente quindi da Infatti, questo emblema eh, sì. di, di altro e questo che a me meraviglia cioè aver trasformato Ratzinger in un emblema delle nostre battaglie ma io cioè, o, o mi sono distratto in questi anni cioè, dove sarebbe stato quali sarebbero state le lotte di Ratzinger per noi per il nostro mondo sì sta venendo fuori ad esempio che Avrebbe, però bisogna vedere se anche qui risponde no? che avrebbe chiesto a, a Francesco in questi anni di prendere posizioni pubbliche contro la storia gender. Però, insomma, eh, questo lo diciamo anche noi. Allora, ripeto: le lotte interne, sono lotte interne. In una istituzione come la Chiesa non possono non esserci, è l'unica istituzione al mondo. Che esiste da 2000 anni, è l'unica che ha retto. 2000 no, eh, perché parte da, da, da dopo Costantino. 1700 anni di storia alla Chiesa Cattolica, è l'unica istituzione che è durata così tanto, nemmeno l'impero romano è durato così tanto. Quindi figurati se le cancrene e i rimasugli. Di vecchie lotte che si trasferiscono con le nuove generazioni, le correnti, adesso una roba schifosa, ma sono affari loro. A me è quello che interessa non è come si menano fra di loro, le varie... mi incuriosisce, li guardo da fuori, come vai allo zove vedi un puma o una pantera che, che, che combattono, magari mi, mi incuriosisce, ma non me ne frega niente dal punto di vista morale. A me è quello che preoccupa e quello che mi, mi, mi porta a occuparmi di questo. Sono i danni che loro fanno al, all'esterno al mondo civile allora quando durante il, il fascismo tu scopri più 12 che ci sono quelli che dicono che addirittura ha aiutato gli ebrei più 12 documenti della cia ve lo dico prima così non dite un mazucco falso perché li ho e li ho anche mostrati in Arrivale, documenti della cia che dicono che più 12 fu quello che nascose in vaticano ante pavelic L'Hitler croato, responsabile di tutte le porcherie che abbiamo descritto prima in Croazia, lo nascose lì, lo aiutò a fuggire. Allora, quando vedi una cosa del genere, non è più un problema interno fra loro, fra fazioni, fra massoni e non massoni, che chi se ne frega. Questi hanno fatto dei danni all'esterno, al mondo esterno. È in quel caso lì che a me nasce l'interesse e viene il desiderio di rivelare la verità. Perché chi l'ha fatto lo riconosca e possibilmente non lo faccia più. Non è poi così complicato da capire, volendo. Ad esempio, c'è il Corriere che, appunto, titola: come Corriere Online, padre Georg, nuove rivelazioni: Francesco non ascoltò Ratzinger sulla propaganda gender. Bergoglio dice silenzio e umiltà, non credete alle false notizie. Chiaramente adesso dà fastidio a quella parte lì che ci sia questa levata di scudi a favore di Gatzinger, e quindi la guerra continua. Potremmo, potremmo dire così: sì, però appunto, eh. la guerra interna la faccia esatto. tranquillamente. Se la meritano tutta, da un certo punto di vista, se vogliono avere quel tipo di potere, devono combattere così, ma sono affari loro, purché non vengano. A dar fastidio ai bambini, questa è la cosa che mi fa impazzire. Ho letto anche dei commenti che non ho preso perché avrei rischiavo di, 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 di dire delle parolacce, che c'è gente che ha negato addirittura la pedofilia nella Chiesa, è tutta un'invenzione. ragazzi! 4.000 condannati solo in America di preti, 4.000, non 4. Vuol dire che è diffusa dappertutto e c'è chi riesce a negarla. Questo è il problema. Quando tu Beh, hai... Dato anche, Massimo, parlando nei giorni scorsi, ho fatto una domanda, inutile adesso dire chi è, ma just, è le, di un giornalista vicino a, comunque, chiaramente alle posizioni di Ratzinger, e gli ho chiesto, no, quest, del, appunto, della storia della pedofilia, e lui, e lui già nella risposta ha detto sì, però bisogna dire innanzitutto nella gran parte dei casi... Non si tratta di pedofilia, ma di efebofilia. Sì, sì, vai a chiedere ai bambini ai bambini molestati, bambino. Tu non hai un problema, si chiama così, Quindi non ti preoccupare. Cioè, le, le vittime sono adolescenti e non, questi, loro fanno sì. questa distinzione, quindi per dire quindi, che sarebbe meno grave, presumo. Certo, Beh, perché... Questi che lo giustificano sono quelli che fanno schifo, veramente. Questi che cercano di sminuire. Come quelli che dicevano, quando ci fu l'esplosione dei casi, quelli che cercavano negli anni 10, 12, 15, quando c'è stato il momento di picco di tutte le arcidiocesi, specialmente americane, dove saltava fuori di tutto e di più, c'erano quelli che dicevano: Eh, vabbè, in fondo cosa sarà? Se fai la percentuale fra questi qui e tutti i preti del mondo, sono pochissimi, il 2%, l'1%. Vai, vai a dirlo a un bambino violentato, io ne conosco, ne ho, ho amici carissimi la cui vita è stata rovinata dalle moleste che hanno avuto da piccoli, li conosco bene, lo ripeto. Vai a dire a lui: Guarda, che il termine è un altro, è Febo e così, per cui non ti preoccupare, tu non hai niente. Vai a vedere che, la devastazione che hanno fatto in intere generazioni di persone. C'è gente che non riesce neanche a tirar fuori sta roba che arriva 40 anni dalla vergogna che ha subito prima di tirar fuori questa cosa che è stato abusato. E questo qui arriva spero di cambiare il termine e cambiando il termine non c'è più un problema. Ragazzi, dai. Ah, un altro commento che avevo letto, Massimo, eh, sotto il tuo video, era che tu parlavi di questo. Perché in questo modo allora non si parla della pedofilia ad alti livelli commessa da insospettabili, quindi al di fuori della, della Chiesa? Per quanto riguarda questo canale, anche qui siete un po'. Sì, era riferito alla storia di Gatzinger, ma eh, noi che parliamo di questi temi, no? Ne sono anni e anni e anni che, che parliamo no? De, dei bambini scomparsi, dove vanno a finire tutti questi bambini scomparsi, i giri purtroppo. Anche sui bambini sottrati, ne abbiamo parlato tantissime volte, però anche qui parli di questo, allora perché c'è cioè sempre? No, allora perché non vuoi parlare? Ma se stiamo parlando di questo, l'altro non c'entra eh. niente. Cioè, è, anche... eh. Eh. è come quando tu dici, non so, guarda la, la, la quantità di guerre che ha scatenato la Chiesa Cattolica nella storia eh, per proprio conto, per conto terzi, e loro ti rispondono: sì, allora i musulmani cosa hanno fatto? Eh, ho capito, musulmani, quando parleremo di musulmani criticheremo loro ma non è che siccome l'hanno fatto anche gli altri allora va bene ma sono quei meccanismi infantili di, di autodifesa veramente ragazzi, dobbiamo crescere come umanità dobbiamo smetterla di difendere qualcosa per partito preso dobbiamo avere la forza interiore di dirci. allora guardiamo i fatti, cosa sono cosa mi dicono questi fatti purtroppo questi fatti vanno contro quello che io pensavo fino a ieri di questi miei idoli. Quindi forse è arrivato il momento di fare a meno degli idoli. Diventiamo noi stessi idoli di noi stessi, credendo in quello che siamo in grado di capire, non in quello che ci raccontano gli altri. È ora di crescere invece di difendere le fazioni a spada tratta, comunque calpestando la verità, perché non si fa che prorogare nel tempo il danno fatto da queste persone, esattamente come diceva questa, questa persona qui, veramente: quest'ultimo commento era incredibile. Per quanto mi riguarda li considero dei complici come tali dovrebbe essere nel momento in cui tu difendi in qualunque modo un pedofilo anche cercando di cambiare i termini, il vocabolario invece di prenderlo a cazzotti in piazza davanti a tutti tu sei complice di quello che ha fatto lui perché lo stai comunque coprendo in qualche modo e questo sono tutti responsabili, quelli che non li accusano. Secondo te Massimo sai che visto che abbiamo aperto questo tema eh, scusa eh, stavo timore... pensando scusa, una prima pensavo di, ai commenti di ieri chissà i commenti di oggi cosa saranno sotto questo video <ride> perché noi ragazzi andiamo a... comunque vai avanti no, ti dicevo eh, c'è il timore no, da tempo che ci sia un tentativo di sdoganare a livelli generali la pedofilia decubricandola cercando di dire eh, esatto. fantasia cose di questo tipo qui che, che fanno ribrezzo ovviamente lo vedi come rischio potenziale per il futuro? Sì, non è un rischio potenziale, è un tentativo in corso assolutamente. Da qualche parte ho letto qualcuno, cioè in fondo la pedofilia non è, è, una, è, una, come dire, è, un, è un gusto come altri, cioè, a te piacciono le fragole, a me piacciono le more eh, a te piacciono gli adulti, a me piacciono i bambini. Cioè un tentativo è in corso, non è un rischio, è in corso un tentativo ed è lì che, che, che veramente dovremmo ribellarci tutti di giustificare una cosa del genere poi quest'altra cosa veramente che a me fa impazzire è che il prete, siccome il prete risponde al, al diritto canonico al tribunale canonico e quindi ha il diritto di fare quello che vuole e al massimo si becca una penitenza tra, tra patere e un'ave e non farlo più cioè. nel mondo civile se tu vieni beccato a molestare i bambini se sei un pedofilo riconosciuto finisci in galera Esci soltanto col, 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 col braccialettino alla caviglia se ti fanno uscire per evitare che tu lo faccia di nuovo. Questo è il loro no. Loro, sono... loro si proteggono dentro le mura del Vaticano, hanno le loro regole, però il danno non lo fanno ai loro figli perché non ce li hanno, lo fanno a quelli degli altri. Questa è la cosa che non va bene. Se facessero tutto fra loro, dentro quelle quattro mura, benissimo, fate quello che volete, fatevi le orge, fatevi le suore, fatevi... ma fra voi. Ma quando venite a prendere i bambini normali del mondo normale, li attirate in chiesa con la storia del catechismo e poi gli rovinate la vita solo perché non siete capaci di, di, di trattenere le vostre pulsioni, questa è una cosa inaccettabile. E qui poi insomma il discorso sarebbe lungo, no? Che cosa spinge un giovane a entrare in un ambiente mas maschile di quel tipo, dove ci sicuramente ci sono altri che hanno delle devianze per forza, perché sono, eh, non puoi non avere devianze in quel tipo di ambienti. Quindi eh, diventa poi una cosa purtroppo che rischia di diventare una catena. Volevo farti vedere oggi su Repubblica. Scusa, scusa, però, spingiamolo ancora un po' più in là questo ragionamento, già che ci eh. siamo. Tu dici perché, giusto? Perché nella Chiesa Cattolica c'è questa stupidaggine della castità. Che non esisteva ai tempi del Vangelo. Se legge il Vangelo, San Paolo dice un buon Vescovo deve essere uno che ha una moglie sola e che alleva i figli come si deve. Il Vangelo. Questa della castità e di, 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 di non sposarsi, eccetera, è nata nel, nel non so fino 800 nel 800 no 1800, cioè più di mille anni fa. Per un problema è stato inventato dalla chiesa perché eh, succedeva che il prete sposato quando moriva molte delle sue proprietà andavano alle mogli allora per mantenere il eh, diciamo i, 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 le ricchezze della chiesa all'interno della chiesa per non disperderle come dire nel mondo laico è stato impedito ai preti di sposarsi la riprova nei protestanti si possono sposare lì casi di pedofilia non ne vengono fuori non c'è nessuno scandalo sessuale nel mondo dei protestanti, il protestante può tranquillamente andare a casa, va a letto con sua moglie, va a letto con chi vuole, con la, con la suora, se la trova che è contenta, e nessuno, nessuno ha questi problemi. È dalla castità imposta che nasce, ovviamente, perché l'essere umano ha delle pulsioni, normale. Come si fa a non tenerne conto? Quindi, volendo allargare ancora più il discorso, bisogna andare al discorso del, del, dell'obbligo della castità di non sposarsi. Permettete ai preti di sposarsi di vivere una vita sessuale normale e vedrete che se il problema non sparisce si riduce sicuramente del 90%. Allora, per, visto che abbiamo citato il gender, giusto oggi su Repubblica, nella pagina Moda e Beauty, dalla fluidità al reselling, le tendenze del 2023. Andiamo a leggere. Parallelamente, però, per i Gen Z, la generazione Z, i giovanissimi, la distinzione tra generi è una sentenza, perderà senso. Ormai, lo dicono loro, eh, lo dice Repubblica: ormai un ventenne su due, non si sa dove hanno fatto questo sondaggio, non controlla più se un capo sia da uomo o da donna quando lo acquista. Si tratta di uno spostamento culturale definitivo, eh, non c'è appello. Di cui i marchi non potranno non tenerne conto. Esempio preciso del fenomeno sono le mise da tappeto rosso di Timothée Chamet, icona della generazione, perfetti nella loro fluidità estetica. Eh, che meraviglia! Che bravi questi giornalisti che sono! Eh? A, a presentarti io, io vorrei andare a prendere a vedere a chiedere a un ragazzino quando sceglie un maglione, no? Eh, lui diceva: Non si distingue più se è maschio o se è femmina. Perché quando io, quando andavo a comprare io i maglioni, anch'io mica mi domandavo se era maschio o se era femmina. Io pure sono et eterosessuale, totale eppure non è che um, magari un, un bel maglione mi piace, me lo metto e me lo compro. Quindi, il presupposto di questo articolo che è sbagliato: che il ragazzino sceglie in base al, al, al look sessuale, il ragazzino sceglie una cosa se gli piace o no. Gli piace se la compra no non si pone la domanda la domanda la pone artificialmente l'articolista di repubblica Beh, c'è cioè una ah, scusa scritta, insomma, notevole che passa dalle serie televisive passa dai messaggi che ormai da certo, anni arrivano certo. quello certo. che molti dicono è che a cui spesso no anche persone che conosco a cui ogni tanto oggetto que perché questo è un altro aspetto del, dell'indebolimento dell'identità Evidentemente c'è una spinta fortissima per cercare di dire che il maschio è uguale alla femmina e quindi no, togliere tutta una serie di certezze identitarie. Addirittura in Spagna leggevo qualche giorno fa che eh, c'è una legge, ora non so se l'hanno approvata in via definitiva, ma comunque era ben avviata: eh, che permette già dai 16 anni di eh, chiedere il cambio del sesso, quindi operarsi senza il del tutore del genitore o di un giudice da 12 anni è possibile solo con però l'autorizzazione eh, chiaramente di eh, chi ha immagino la patria potestà pensa però una decisione che tu prendi a 16 anni quante cazzate abbiamo fatto a 16 anni e, e però qui te la porti dietro per sempre questo sì, per io... dire c'è eh, proprio questa sovrastruttura che spinge in questa maniera ecco dicevo le persone con cui parlo a volte mi dicono sì però non è perché se uno guarda una serie tv allora automaticamente no, inizia a dire oggi mi sento maschio domani mi sento femmina però io credo che ci sono dei, dei messaggi inconsci che ripetuti ripetuti anche a livello un po' subliminale possono magari i soggetti un pochino più deboli un pochino eh, così eh, che devono ancora trovare un loro percorso magari iniziano a guardare queste cose a 11 anni, 12 anni, 13 anni eh, chi può dire che invece un effetto non lo, non lo crei, no? allora? Secondo me, crea un effetto nella percezione del maschile e del femminile, non crea un effetto ne, nella tua psiche interiore, cioè, se un giovane, maschio o femmina che sia, si sente eterosessuale, resterà eterosessuale. Se si sente omosessuale, probabilmente troverà. In tutti, in tutti questi messaggi una ehm, giustificazione per sentirsi no meno anomalo e vabbè in fondo cioè, guarda il maneschi quello lì sembra un uomo potrebbe essere una donna però allora anch'io magari mi metto un po' di trucco un po' di rossetto così no? Ecco. però eh, gli, gli, a monte c'è sempre comunque quello che tu ti senti a livello naturale cioè se uno da, sin da piccolo ha ah, delle pulsioni di tipo omosessuale, quelle ce le ha. Eh, non è una malattia, come dicevano i leghisti una volta, è una roba che c'hai se hai fatto così. Ci sono anche dei motivi volendo andare a studiarli molto profondi di tipo esoterico, ma non è il caso di parlarne qua Ma comunque sia, se ce li hai ce li hai. Cambia quindi la, la percezione della tua differenza: non è che ti porta ai: ciao, oh, Visto che tutti allora cambio anch'io. Cioè, io ne vedo pochi di ragazzini a 16 anni. Che si tagliano il pisello per andare a per cambiare sesso perché fa figo. A 16 anni li vedo tutti belli allupati. Che appena passa la ragazza, la pigliano di mira e gli saltano addosso come le api da intorno all'alveare. Quindi, per fortuna, la natura comanda ancora da questo punto di vista. Però il tentativo è molto forte e lo abbiamo capito tutti da dove arriva questa spinta. È la filosofia spinta da Soros con la sua Open Society, appunto, la famosa società aperta di cui ci ha parlato Davide Rossi in varie interviste con me, con te, con altri, e che ha tirato fuori molto bene. Cioè è la cioè, questo ti dà la misura della potenza di Soros, di quanto riesca a influenzare i giornali, la televisione, i telefilm, eh, tutto quello che è la cultura, la subcultura diciamo, moderna, riesce a influenzarla tutta, quindi ha una potenza enorme su questo. Però io sono convinto che alla fine la natura resterà la natura, quella non la cambia nessuno. Era, credo, Pecchioli, però, il libro su Soros, giusto? Ah, scusa, hai ragione, Pecchioli, sì. um, Allora, siamo arrivati praticamente alla fine. Eh, a proposito di Open, ho dato un'occhiata, non ho visto grandi segnali per il momento di... Hai visto qualche segnale di cambiamento? No, sono andato anch'io a guardare, perché sono curioso di vedere cosa fa Beckis. Per adesso compare finalmente Beckis sotto come direttore del giornale, ufficialmente. Questo l'ho visto. Anche ieri sera, per esempio, era... Ospiti sulla sette e nel sottopancia è venuto fuori Franco Beckis, direttore di Open. Chiaramente, lì è in famiglia. Sono tutti eh sì. eh, però non ho ancora visto un, un, un cambio di direzione. il ma, tenore è rimasto sempre quello finché non, non avrà il coraggio di. Cancel di togliere open dalla lista dei fact checkers non si toglierà mai di dosso questa ignominia che si porta firmata da David Puente e Joan Pile e tutti questi qua, cioè, finché non avrà il coraggio di dire questa porcata del fact checking non esiste, non esiste nessuno che può arrogarsi il diritto di dire cosa si pubblica e cosa no, finché non toglie open diciamo, dalla lista dei fact checker ufficiali, che sono quelli della CIA praticamente finché non fa questo, non, eh, non avrà sicuramente la mia stima per quel che può contare. Allora è passato perché conto della cuffia McCarty come speaker della no. camera degli Stati Uniti, sì, lo sapevi, sì, sì, sì. Per dato volte, via, eh, avrà sì. dato via anche la mamma a questo punto, perché io sì. solo quella. <ride> <ride> Man mano che dava via qualcosa prendeva tre voti in più. E allora ti do questo, altrimenti alla fine ci sarà rimasta la mamma, ha dato anche sì, quella, Non so quante votazioni hanno fatto, insomma, lo, lo scarto era molto ridotto e quindi dice sarà ricattabile perché chiaramente ha dovuto eh, provare chissà il che più cosa debole, il, più deve speaker, il più debole speaker della, de, della, della Camera che ci sia mai stato negli ultimi 50 anni sicuramente cioè è una, questa è una vittoria per i democratici totale Pensa, non sono riusciti i repubblicani a prendere il Senato che alla fine è rimasto 51-49 e la Camera hanno preso solo quattro seggi in più 222 mi sembra su 218 che è la maggioranza e hanno uno speaker debolissimo perché è ostaggio dei Trampiani quindi per i democratici è festa grande purtroppo. Grazie a Massimo, ci rivediamo indubbiamente sabato prossimo e buona giornata a tutti, un saluto ciao, grazie.